Bella a tutti, uaguazzi, mi torna a giocare la petuzza con la nuova profile dei nostri due branded guys. I più marchiati. Guardalo lì. I più giullari. Io non ce l'ho, i giullari di destra. Che hanno vinto un win a box incredibile, qua il museo del collezionismo, Bibi Bobby. Non siete venuti, avete fatto ridere. Come andate? Va bene, abbiamo fatto primo e secondo, cosa su punteggio, abbiamo pareggiato tipo al terzo turno. Abbiamo pattato tra di noi e basta. Sì, esatto. Non è vero, cioè al tempo, no? Sì, al terzo turno non era volontario. Abbiamo pareggiato. Vabbè, con... Rended. Oh my god, che schifo. Allora, abbiamo giocato due liste un po' diverse. Ancora. Faccio vedere la mia, Flavi c'è le differenze della sua. Perché volevamo provare il massimo per capire bene come giocarlo, poi un gioco grosso, eccetera. Prima prova un po' di carte diverse. Cambiano poche carte in realtà. Sì, con molto... ma cambia tutto il concetto del massimo. Ma simile, con no, quale no. Voce da brasiliano me lo dici? Godo. Ok, dai, siamo con la vista, dai. Allora, eravamo d'accordo su giocare 6 Albaz, quindi... Non è vero in realtà, io ne ho giocati, questo ne ho giocati 2, Godo. Io non voglio giocare 6. Ok, 3 Burlagio e 3 Draghetti, Godo. Con Scisto, sì. Sì. Se ti dice, beh, se ti dice bene, questo ti fa sbeccare la mano, insomma è perso. Sì, io dopo la seconda volta che ho pescato questo di questo, ho smattato e ne ho giocati 2, quindi... A me è successo uguale, ma era al set out questo. Ok. Vengo così, però ci sta. Poi la roba d'espio è uguale, penso, quindi 3. Il Masquerte. 2, 1. Sì, io, non giocavo questo perché giocavo Puppet Name. Mi è voluto provare entrambe le cose. Il fratello, ricordi del 2022? Mio fratello. Sì, cioè, alla fine se arrivi a stappare questo non ti cappottano comunque mai il board. Se fai Puppet e vinci solo spot. Vincere andando primo era stessa cosa alla fine. Questa è incredibile a 2, giocatela. È una carta subliminale. Sì, la mandi in fusion un sacco in realtà. O la bani di Algor, vado. Anche questo uguali, penso, 3 cartesi e una Quem. Sì, 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 anche uguale. 4 bimbe. Sì. Questa va vista in mano. Ah, piano! No, questa alla fine è un target di Titanica o Guignole, basta. Sì, sarebbe utile spesso magari avere la seconda nel mazzo turno 4-5, però... È più il brick... Turno 4-5, oh. No, spesso ci arrivi. È più il brick che altro. Se ci arrivi, hai già vinto. Certo. Invece... 3 Bestial, che sono quelli standard, e un Magramut. Hai anche tu Magna, sì. Magna è molto incredibile, carta subliminale. È più forte. In alcuni matchup è anche forte contro Snake Eye, anche. Contro Voiceless Ruiz. Contro, sì, esatto, Voiceless o Mirror. Mazzi a cazzo di cane, Mirror. Che ammazza cazzo. Oh. Comunque ti fa aggiungere queste, vinci quella. Vada. Sì, oppure ti fa prendere anche il fratello. E quella giù. Fortissimo. E l'ultimo mostro questo. Però ho giocato un mostro in più di me di Engine. Sì, ho giocato. Il più forte, il mostro più forte. La più forte ho giocato io, ragazzi. La carta è incroyabile. No, fammi vedere bene che c'è la luce, coglione. Madonna. Ho giocato questa perché io giocavo anche in più Foolish. Insieme alla seconda della tragedy, che era forte. E questa qui in realtà è stata molto forte. Qualche volta mi è capitato anche di settare opening per fare altro dell'oppo e fare stabilia gratis. Oppure giocando più tragedy, fare comunque. Sharen, scarto tragedy, era sempre forte. È winta. Oppure anche con Albion, che magari villavi qualcosa di forte. Comunque mi ha fatto anche vincere sotto Nibiru questa. Stavo sul field, mi hanno fatto Nibiru e con l'host sotto ho vinto. Io sono pussy, volevo giocare a 40 e quindi non l'ho giocata per quello alla fine. 43 è il numero degli dei, coach diglielo. Godo, mamma mentality. La magia più forte del gioco? Sì, ma senza problemi. A mani basse. Scusa, non è la Terreno Flander quella? Godo. L'altra magia più forte del gioco? Questa è forte, era. Quando l'apertura è marchiata. Finalmente l'ho trovata in Super American anch'io. Godo. Sei teleport sostanzialmente. Quel. Come è standard, penso. Sì, sì, sì. Queste 9 sono le basi del mazzo. Se il mazzo non funziona. Palese. 2 red. Sì. Guarda in red. È forte, è forte da pescare spesso, soprattutto giocando. Soprattutto nella seconda. Questo. Diventa subito viva. E poi andando secondo è forte, sì. Poi ne hai bisogno della seconda spesso, perché se ne setti a turno 0 hai bisogno dell'altra nel mazzo per il follow up. Oppure, perché se non ti capi almeno ce n'è anche nel se mazzo. Vai secondo e la peschi, la tiri e poi setti l'altra in end di Albion. Esatto. Carta incredibile, dai. Non 3 perché io l'ho provata, 3 mi ha fatto brincare. La terza è questa, è la mia carta preferita di Despia. Se io la odio, porca puttana.
Branded in White. Mamma mia, questa carta è abominevole. Ma quanto forte è abominevole? La odio, è morire. Più che altro, non giocavamo neanche Patchwork ed è un modo per fare tipo chimera, cioè una poli cercabile molto forte. Io tutte le volte dico, ah, plus, ha finito le carte per far funzionare, poi prendo sta merda. Io che odio. È fortissimo. Questo è forte anche tirando Furious. Sì, è vero. Furious è incazzato. Non si può giocare senza. Com'è che si fa Furious, scusami? Di cazzi tuoi. A posto. Vai. Con due draghi oscurità. Bravo. Lost. La carta più forte del mazzo. Vabbè, grazie. Ciao Mario. La questa più forte. È lui che me l'ha rovinata. Eccoci. Vabbè, la win condition è questa fortissima. Sì, quando peschi questa è la mano giocabile vinci sempre. Godo. Non si sa come mai quando vai secondo quella è sempre la prima carta che devi tirare. Godo. Si è mandatore in mano. Sì, sì. Beh, sì, queste sì, sono sì, standard. Sì. Poi anche standard era alla fine abbiamo scelto queste. Che forte. Perché trovo fa schifo. Le ho ultimate, le vuoi? Sì. Questa perché avevamo tragedy nel mazzo. E poi le doppie copie le poteva bannarle. Il mazzo bricca solo quando pesca tanti mostri alla fine. Questa è certo. Tutto il problema. E se è morto in mano la scarta tipo di Rubelli, non per un cazzo. È morto, non è mai capitato. Poi i Flexi abbiamo giocato un po' diversi. Io ne ho giocati solo 4 oltre a Magnamut, che sono Colled e tra Droplet. Che forte. Io invece ne ho giocato in più. E ho giocato anche due spoli di main. Fra era così. E ho giocato una Droplet in main, esatto. Io perché di questa carta non posso fare a meno. Però a vederne due faceva schifo. Cioè, se vedi due di queste quattro carte qui, fa cagare, ne vuoi vedere una sola. Certo. E quindi questa però non volevo non giocarla. Perché hanno super poi il capotondo. Io questa l'ho siddata perché contro Snake Eye puro era un po' una cartaccia e preferivo questa. Cioè, stavi con un'arma molto forte, se no difende. Quindi ho preferito questa. Mi è piaciuta anche questa, devo dire la verità. Max Poleford, io infatti l'ho giocata comunque di side. È colpa di Brain, è sempre in mano. Quindi ho giocato 41 fra 43. Gargio, almeno se ti faceva un bagusco avevo una solutions. L'extra uguale a meno di una carta. Allora, ho giocato due di questo. Due. Bravo. Che forti i draghi. Ho giocato solo queste di Albaz. Però ho giocato anche Sanctifier. Io ho giocato anche questo. Per le pupette. Perché giocando puppet devi per forza. Però questa è una carta forte in generale anche. Io se non avessi avuto problemi di spazio avrei giocato lo stesso anche senza puppet, fortissimo. E questi comunque sono i famosi draghi che evocano altri draghi. Sì, sì, sì. Che io sono draghi, devono morire tutti. Ma invece di questa figurina che cosa hai giocato attuale? E al posto di quella ho giocato il più forte. Io invece lo giocavo di side. La odio quella carta, devi morire pure lei. Che è win condition. No, è fortissimo, strobo. Io l'ho spostato come quindicesima di side. Vabbè, questo sempre è più forte. La mamma di Ciccia. La mamma squerte. Non ti fa prendere. La vera fusione più forte è questo. Non ho un cazzo. Atomico. Sei forte. Due servono, sono che mappati. Dopo te le do. Il secondo serve, sì, sì, sì. Poi le fusioni generiche sono una, due, tre, quattro. Questa perché io ci davo spoli comunque, però giocavo di main. Questo è. Il più forte. Volo calato sempre. Sì, anche io un sacco di volte. Anche questo con Sharon lo scarico. Sì, sì, sì. Già. Sono... Questa l'ha fatto pochissimo. Io qualche volta, non sempre. Questa è nato. E non giocavamo anche, la menzione serve, Garura, anche se giocavamo spoli. Perché a me fa cagare, onestamente. Nessuno ti tira due mostri così. Può servire solo ogni tanto andando prima contro Snake Eye, ma... Esatto. Se hai un Light on Dark ci puoi fare comunque sempre Bugnolo, Mirror, Jade. Io non ho mai avuto il bisogno di avere Garura. Il Garura di Nianji non li fai mai, quindi. Anzi, l'unica volta è stata contro Ricca, ma tanto l'avevo già perso. E Ricca non lo beccherete mai, oltre a quando è adesso. Godo. A side invece, allora, abbiamo giocato. Abbiamo pensato così. Perché Ashtira, che è una diciamo, peggiore in assoluto. Vabbè. Io contro Sasa non posso vincere. Io da quando questo mazzo ci vinco. Se no puoi fare Special Ferrier. Tutto nero. E per questo lui decide di giocare i pupetti. Perché se no puoi fare la dritta che faccio Special Ferrier in porte cappotte. Cioccolato. Comunque Travel fortissimo. Perché Ashtira. Io ho sedato le spoli che fanno l'ha giocato. Io ho sedato questi al posto loro. Non giocate, le fanno comunque quelli. Che meno. Questa per me erano per il Mirror e per Voiceless. Questa anch'io per Voiceless, ma in realtà non era. Non è per niente. Non l'ho mai sindato. Un Paltuano. Un Paltuano. Poi l'altra carta che abbiamo giocato è diversa. Io ho giocato le tre Magical Spring. Forte, fortissima, sì. Io invece non le avevo in realtà. Avrei voluto provarle, ho giocato i Magnamut e Masquerade. Due Druidsworn e Masquerade. Cioè sì, Druidsworn, scusate. Ti posso dire questo grande. Questi qua sempre per Voiceless. Questi sono molto forti secondo me, li rigiocherei. Sì, ho giocato questa perché ovvero la Pava Mirror e Voiceless e questa per Voiceless e niente pure. Poi sempre per le varianti dei mazzi fuoco abbiamo giocato Fanta. Ci fai Furious? Sì, ci fai Furious? No, fortissimi questi, perché puoi risolverne due anche nel turno 1 dell'Oppo.
ti fanno stare sopra Prince, sono schiesse qui veramente forti. Poi dopo che scrivo Super Fall fondi Flammer. Io non l'ho mai visto. Ma fanno Bibi Bobby. Mi è piaciuto. E poi vabbè, una per KMV, al limone, Mesh Card. Io quella del maestro Collector, grosso. Quella è forte, cazzo. Sempre Don't First oppure con i second, tipo contro Cash Tira, due titoli. È stata forte questa, no? Per me. Poi se ne sente che giocava tipo un botto di entra per. Se non te ne vedi 4 a turno 0, c'è qualcosa che non va. Che esatto, cazzo. Se te ne prendi una tiri questa, di solito puoi veramente giocare e vinci la partita. Quindi... Sì, a me è servita in realtà una mano, ho brincato, mi ha fatto Veiler, ho pescato due di queste, ho pescato Open. Poi in un mazzo così che ha tutto engine anche pescare è super, esatto. Super importante. E... poi gioco due anche perché poi. Questa come spoglia, come drop, secondo me vederne più di una fa cagare. Sì, sì. E quindi togliere due pair di una carta per mettere un altro due pair. Anche perché quando le prima non puoi togliere tanto oggi. Levi due carte e metti in questa. Io levavo di pelli. Masal matchup, drop, spoglia, sì, Masal matchup. E niente, questa è la lista. Incredibile. Incroyable. Ma che sublime. È forte, veramente sublime. Se vedi prendere il lost non puoi perdere. Ci avviciniamo al terzo mazzo di fila con lo stesso mazzo. Sì. Godo. Per me sarebbe il primo, ma sì. Ha veramente rotto il no, cazzo. No, non è vero. Gardu è già pronto per un altro grandissimo mazzo. Arriverà subito. Che spoiler, che voi... Ci pensiamo. Lo vedete, aiuti di interrompere. Ringraziamo i due fratelli marchiati. Il bagno del multi. Un like per farmi guarire il mal di gola. Sì, sì, sì. Anch'io finirei più senza voce. Un like per farci andare mazzo, per favore. No. Godo. Fate uscire un mazzo diverso, basta, bannate Branded. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.